Grazie Presidente. In questo palazzo si fanno due cose, si fanno gli ultras, chi parteggia per Salvini, chi è contro Salvini, chi si occupa dell'unotto rotto, ma è stato prima Salvini ad accelerare o prima quelli dei centri sociali a tirare le pietre, oppure si fa un'altra cosa, gli ipocriti minuti di raccoglimento boldriniani sulle vittime legate al dissesto idrogeologico. Queste sono le due cose che fa il Parlamento della Repubblica Italiana. Conta di più l'unotto rotto, violenza, e per me la violenza si condanna, sempre. Conta di più un lunotto rotto o uno Stato corrotto che non interviene sul dissesto idrogeologico? In Liguria ci sono nomi e cognomi di assassini, perché chi cementifica è un assassino, e oggi di nuovo due persone sotto il fango disperse. Ogni giorno che piove in Italia ci sono i morti, e qua tutte le trasmissioni televisive e persino il Parlamento della Repubblica Italiana e quelli della Lega e i fenomeni del PD che gli rispondono su questo facendo il gioco della Lega si occupano dell'unotto rotto di Salvini, che per me è sempre un atto di violenza e va condannato. Ma le priorità di questo paese quali sono? Chi si occupa delle priorità di questo paese? Salvini? Fiano, Renzi, i morti, che ogni volta che tira giù un goccio d'acqua scappa il morto. E allora la solidarietà la diamo a quei cittadini incazzati che con il loro dovere di cittadini italiani occupano il comune di Carrara fino a che un sindaco non si toglie dai coglioni. Collega, questo la richiamo all'ordine. Ma questo è. Grazie Presidente. Paglia.